Allora, finalmente videocreazioni. Non so come farvele vedere, ma in qualche modo farò. Allora, videocreazioni, mettetevi comode e comodi, perché ci vorrà una vita. No, dobbiamo fare veloce. E volevo far vedere le ultime cosine che ho fatto, in più ai cabochon in resina che ho tirato fuori, perché secondo me sono molto carini e molto interessanti. Però devo girare la videocamera perché altrimenti non vedrete niente. Quindi, però, se sentite qualche voce di sottofondo, come ti hanno chiamato, Ale? Ah, è Jim Carrey di là che sta studiando i numeri del lotto. Va bene? Che ho già vinto. Ah, che ha già vinto, logicamente. E siccome si vergogna, non si vuole far vedere, però lo sentirete di sottofondo, vero? Sì. Va bene, basta. Allora, ora giro la videocamera, vi faccio vedere quello che ho fatto. E poi vediamo un attimo se le collane è più carino farle vedere così oppure su un espositore. Ora vedo un attimo, semmai vuol prendere un espositore. Semmai, Ale, portami l'espositore. Dai! Gnamo, perché ho capito ora che non vengano le collane messe sui panno. Gnamo. E che ho peccato. Che ha peccato? E che ne so, te? Guarda, non ti fai vedere. Eccolo. Il mio pubblico. Il tuo pubblico però non stai qui. Il tuo pubblico un corno. Il tuo pubblico. Devi stare lì con me e mi passavi le cose. Oh, insomma. Va bene, allora partiamo con quello che si può far vedere senza girare la videocamera, che è praticamente dei bracciali con una spirale a crochet. Allora, io non so se due tipi di bracciali ve l'avevo già fatti vedere, però né più ci sta in meno, e quindi ve li faccio rivedere. Allora, sono praticamente due spirali. Ecco, mi sono il telefono, perfetto. Allora, benissimo, mi toccava spangere il video perché mi suonava il telefono. E quindi ricominciamo. È vero, mi suonava il telefono, cioè, allora, allucinante. Allora, la prima è questa. Vediamo. Però come cavolo si fa a far vedere così le cose? Allora, mettiamocela. Io non sono molto brava a far vedere le reazioni. Allora, questa è praticamente una spirale crochet sui toni del bianco e del viola, del lilla chiaro. Sono questi colori, perfetto. E ci ho messo due coppette e ha fatto a cono, e poi ho messo nella parte centrale una perla di agata da boh, no, di giada. Questa è giada è qualcosa da 18 mm e due madreperle che non sono bianchissime come si vede in video, ma sono più sul giallo. E poi ai lati ho messo due ametiste da 12 mm, mi pare, mi ricordo la misura. Due ametiste sfaccettate meravigliose, e le ametiste sono bellissime ma costano uno stonfo, e quindi c'avevo queste e ce le ho messe. E ho messo, inserito all'interno un filarmonico, e non ho fatto altro che fare un cappiettino, e poi con uno schiaccino ho praticamente protetto dove avevo fatto la solina e ci ho messo un coprischiaccino. E è molto carina, veramente carinissima, e a braccio sta così. Eccola, perfetto. Poi ho fatto un altro tipo, però questo è molto più semplice. Ops, eccoci. Questo è molto più semplice. Perché qui sta videocamera impazzita. Eccomi, è più semplice perché queste tutte e due queste spirali sono a base 6 perline, mi pare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, a base 6. Praticamente ho alternato due colori che sono il Ceylon Glacier o Glacier, non so come si dica, e il Montana Blu, che sono queste, tutte e due perline 8-0 prese da beading, e anche questa due giri, però non ho messo nessuna pietra, ma ho messo dei cipollotti da 10 mm forse e delle semplicissime coppette. Stesso sistema, ho inserito un filo di molla armonica e messo due cappiettini. Poi, sempre con spirali crochet, ho
ho fatto questo braccialetto che è praticamente così, c'è il moschettone e è una combinazione di colori un po' particolare perché è un fucsia, un bianco e poi una riga sola di lilla. La predominanza è questo fucsia che in video sembra più chiaro, ma è proprio un fucsia accesissimo. Ho messo le stesse coppette della precedente spirale e ho fatto questa lavorazione finale. Da un lato ho inserito 3 cipollotti e da un lato uno, in modo che nel momento in cui si va a chiudere con il moschettone viene la stessa alternanza di colori. È molto carino, molto semplice da indossare, e invece di mettere soltanto delle coppette ho inserito dei distanziatori in argento tibetano che sono meravigliosi. Me l'aveva mandato una ragazza per uno swap, ma non mi ricordo chi, quindi come sempre che salutiamo logicamente. Allora, questo è il bracciale e molto carino, sempre sulla stessa riga, non riga, sulla falsa riga di questo ne ho fatti altri 2. Allora, questo lo volevo richiudere ma ce la possiamo fare. Allora, perfetto. Allora, ho fatto questo che è sempre con lo stesso identico criterio, soltanto è molto più portabile e molto più semplice perché è bianco e montana blu, è questo colore che è bellissimo. Io lo devo ricomprare perché ne avevo comprati soltanto 10 grammi e praticamente l'ho finita, è perfetto. La spirale con le 8.0 viene perfetta, mi piace tantissimo, molto di più della spirale con la 11.0. Vi faccio vedere che è questa, che è praticamente questa, che a me non piace assolutamente la spirale con le 11.0. Allora, diciamo che questa è la mia prima spirale che avevo fatto e quindi non è perfetta, però cioè è proprio vuota, invece questa è molto più piena, non c'è paragone, a me piace molto di più. Quindi sempre con le 8.0, molto perché il lavoro scorre molto meglio, è più semplice, le perline non vengono tirate molto perché io ci metto uno stuzzicadenti di quelli da spiedini, è perfetto la misura. E poi sempre lo stesso criterio di come ho fatto questo fucsia, ho praticamente messo 3 cipollotti, un opal, un blu metallizzato e un altro opal, e da quell'altra parte un blu metallizzato, stesso identico criterio, stesse coppette, stessi distanziatori, identico spiccicato. Questo idem con patatine, però ho cambiato le coppette, ho messo queste coppette che chi ha visto il video sugli acquisti che ho fatto da Pietre Mac, che vi metterò da qualche parte tipo qui, e queste qui sono le coppette che ho preso da Pietra, che sono molto carine e stanno benissimo con le spirali al crochet con le 8.0. Stessa cosa, ho messo 3 cipollotti da una parte e uno dall'altra, e questo è veramente molto carino. Come questi cipollotti color acqua marina sono molto luminosi e molto carini. Poi sempre in vena bracciali avevo delle fila che io non amo, a me non piacciono le fila, soprattutto perché sono care l'occhi, e poi non mi piacciono perché cioè non trovo lavorazioni carine per fare qualcosa con le fila, e quindi ho fatto questa lavorazione qui. Allora, io ho inserito benissimo, è andato in terra, yeah, perfetto, rieccomi, ci si può fare. Allora, queste sono semplicemente la lavorazione secondo me è molto lunga per il braccialetto come viene fuori, però diciamo che sono carini. Allora, sono molto semplici, secondo me sono carini se inseriti più di un braccialetto insieme, perché un braccialetto solo è sinceramente un po' troppo fine. Comunque, ho infilato tutte le fila intervallandole da queste 11.0, e poi una tela sì e una tela no, ho fatto un incrocio con un bicono e due, quindi ho messo un bicono, un 11.0, un bicono, un altro 11.0, e ho intrecciato nello stesso modo con l'altro filo, e su questo e questo, che sono questo sui toni del marrone e del golden shadow, che sono gli Swarovski, e le 11.0 sono dorate, le galvanized è qualcosa sempre di prese da beading, e questa invece è sui toni del viola, e sono sui toni del viola con però del viola, diciamo che è più lilla che viola. Queste tila sono molto belle perché sono quasi metallizzate, però non si vede sicuramente in video una cippa, no, ecco, perfetto, così si vede. Quindi questi sono i colori, e su questo e questo alla fine ho inserito una chiusura T
con questo componente sempre preso da Pandal, che sono molto carini e sono nickel free e quindi sono molto carini. Al braccio sono così, secondo me sono molto carini, mentre ne ho fatti identico, sempre nello stesso identico modo, però ho messo una chiusura con un moschettone, che però devo dire che è molto più complicato da mettere. Se non c'è qualcuno che lo mette è un pochino difficile inserirlo da soli, mentre con le chiusure a T sinceramente si fa meglio. Però questo è forse l'accostamento di colori che mi piace di più. E ho usato un filo da 0,20, avevo iniziato con un filo da 0,25, però veniva talmente stretta la lavorazione che mi si piegavano le fila, come è successo a un certo punto qui, perché questo l'ho fatto con il filo da 0,25. Gli Swarovski sono molto più stabili, mentre qui si muovono un pochino, però secondo me la lavorazione con lo 0,20 viene meglio. E questo è il braccialettino con le tila, che a me le tila non piacciono, e quindi ho trovato questo modo per riutilizzarle. Ce n'ho ancora qualcheduna, ora mi ci rimetterò e farò qualche altro braccialetto, perché secondo me questa accostamento di colori insieme è molto carino. Dai, è carino. Quell'altro là dice per me, e sì, per me sono molto carini. Poi braccialetti con i charms, perché ho uno stonfo di charms presi da Pandal e poi da Pelline Gioielli e poi da tutti i siti dove ordino, per esempio, qualche charms, e quindi ho deciso di fare qualche braccialettino, che però mi sa che se non vi metto su un espositore non si vedrà niente. Però, perché questo era carino messo su un espositore, ma comunque, diciamo che è carino anche così. Allora, il braccialetto è questo, la maglia è di alluminio, quindi non diventa nera, e ho messo questi charms che sono in argento tibetano a forma di sole, e con il bianconiglio, non è il bianconiglio, è il coniglio della regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, e poi ci ho messo la Torre Eiffel, molto carino. Questo sì, nel Paese delle Meraviglie, vabbè, tanto Alessio non ti si sente, quindi è inutile che parli. Allora, poi altro braccialettino sempre con i charms, con i charms. Siamo troppo fulminati, però con dei cipollotti verdi, verde oliva più che altro, sono questi cipollotti, sono molto belli, e i charms li ho presi da Pelline Gioielli, e sono queste farfallina, poi c'è la luna, e è veramente molto carino. Per regolarsi con la chiusura, che ho messo un moschettone, ho inserito un pezzo di catena, così che uno possa decidere quanto è grosso il suo polso, insomma non ci sono problemi che poi magari il polso è troppo stretto, troppo fine, e al polso è così. E a me i bracciali con i charms mi piacciono tantissimo. Ale, cosa ci fai con un tofino nella rosa? Un tofino. Dai, può partecipare. Che qui non so che cavolo mi ci viene su questa videocamera. Oh, ecco. Che il tofino sarà. Ciao! Come si chiama questo qui? Tofin Hamburg. Perché? Così, va bene, così. Veramente il topinambur, che si direbbe così, è una patata, non so che cavolo è, un tubero che lo friggano, insomma vabbè, ora momento la prova del cuoco è finito. Dai, vieni qui con me, mi passi le ode se fa prima. Sfiguro, dai pigiama. Stupido, sì, ma che pigiama, vieni qui. Dai, non ti fa dire le parolacce nel video, per favore, fammi tocca tagliare. Allora, altro braccialettino, anzi potresti fare una cosa intelligente. Che fai? Stendiamoci una parola pietosa. Stendiamoci un velo pietoso. Potresti fare un piacere grossissimo? Yeah. Mi prendi l'espositore per i braccialetti? Quello che ho fatto io, che ho messo dentro il cosino, dentro la credenza, e c'è quell'espositore rettangolare. Bravo. Così si vedono un po' meglio. Questo sempre con i charms. E ci sono la bottiglietta di profumo, poi c'è il Moulin Rouge, e ho messo oltre ai cipollotti anche delle Stardust, è molto carino. La maglia è leggermente diversa, però sempre in alluminio, quindi non diventa nera. Poi ne avevo fatto un altro, ma non so dove cavolo è andato a finire. Perfetto, ne avevo fatto uno viola, ma io non so dove sia andato a finire. Vabbè, se lo trovo si vedrà dopo. Oh, ho capito che non lo trovo.
Ah, perché non lo trovi? Sì. Allora, lasciamo perdere. Non c'è nell'armadietto. C'è nell'armadietto. No, c'è nulla. Dai, vieni qui, che non mi fare stoppare il video, per favore. Fai le braccialetti mentre io cerco il coso. No, nella credenza. Questo è il mulino, che orgoglio. La credenza è questa. Credici. Gesù, aiutaci te. Questo è quello della Nelly, benissimo. Questo è quell'altro. Questo. Questo video diventerà un'ora e 40 adesso. Ale, guarda, non era stoppato il video, quindi sei in video per tua informazione, sei in diretta. Allora, avevo fatto questo espositore carino, ma sei tutto sciupato. Ma comunque, vabbè. Per farvi vedere i braccialetti è l'ideale. Ale, vieni, aiutami, va. Aiutami, reggimi questo fermo per favore, che devo inserire i braccialetti. Ma siamo due furminai, ma si poteva preparare prima la si roba. Fa audience. Allora, ma quello viola è fine avrà fatto di braccialetto mo. E a Firenze? Sì, a della Fiorentina. Oh Gesù, ma lo potevo fare prima? Te che dici? Sì, perché ora la gente che guarda, cioè sì, vede un video. Anche il braccialetto viola. Preparà. Oh, senti. Ci si piglia 10. Oh, ascolta, vanno avanti. Oh, anzi, non ho capito. Se ci danno 10 euro ancora meglio. Ecco. Okay. Allora, va bene. No, ce ne manca uno da mettere. Continua a regge. Ah, questo era quello corto, vedi, vedi, ecco perché. Vabbè, ora momentaneamente va bene così, eh. Allora, eccoli qui, un pochino più professional. Questo è quello con il Moulin Rouge, con la boccettina di profumo. Questo è quello con i soli e il coniglietto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi c'è questo con una maglia viola sempre d'alluminio, ci ho messo Snoopy. E delle palline di argento tibetano. E questo è con le farfalline e le lune, sono molto carini, molto carini, e uno ha deciso di staccarsi. Vabbè, comunque è questo, perfetto. Poi questo l'avevo già fatto vedere, quindi non ve lo faccio rivedere. Allora, mi sono data ai braccialetti elastici, ma comunque vabbè, una carrellata veloce, perché tanto sono talmente stupidi da fare che non ha senso stati molto a spiegare. Braccialetti infilati con perle di vetro e Swarovski e cipollotti, e in qualche bracciale ho inserito delle... anche ragli. No, delle pietre, che come questa, e questa è un diaspro verde. Alessio, guarda che ti si vede, smetti di fare l'idiota. Gli rimane difficile. Gli rimane difficile, non so come mai. Comunque, questi sono i braccialetti e sono molto carini. Molto carini. E ho messo delle coppette tutte in argento tibetano nickel free, quindi no problem per chi è allergico al nickel. Poi avevo del cavetto metallico, no, come si chiama? Del cavetto d'acciaio, eh. E delle perle avevo preso sempre da Pandal, e poi mi avevano mandato delle ragazze da vari swap, e ho fatto questi braccialetti che sono molto carini. Allora, ma io perché l'ho chiusi? Vabbè, comunque. Allora, queste sono tutte perle di Pandal. E penso siano tutte Agata, Giada e queste. Ah, ecco! Oh, te lo ricordi il video che si era fatto della roba e me l'arrivava sciupata? Sì. A quella ragazza? Sì. È la stessa pietra. Che cavolo di pietra sarà? Lucrezia. Sì, Gesù. Io veramente. No, si può fare 16 minuti da far vedere tutte le immagini. 18 le devi tagliare. Sinché? Incredibile. Allora, questo è un braccialetto. Cavetto d'acciaio, non tiene la forma, però è un pochino più rigido, è questo. Poi ne ho fatte due identici, che sono questi due. Però in uno ho inserito dei cipollotti bianchi, in uno dei cipollotti rosa. Le pietre sono tutte agata e giada, bianca e viola, però risulta... cioè non è viola, è rosa, però so viola in video, non capisco perché. A me ancora non mi riuscivo a capire come si fa a regolare i colori nella videocamera. Comunque, questi, poi ho fatto questo che con delle pietre un po' più grosse, cipollotti più grossi, molto carino, però pesa uno stonfo, però è molto carino. E queste pietre qui me le aveva mandate Valentina. Valentina, oh oh oh. Oh, Valentina, oh, che salutiamo. Che salutiamo, Valentina. Perché quando fai i nomi devi dire sempre salutiamo.
E l'ultimo, questo giallo rosso, che potrebbe, grande! Che potrebbe essere, potrebbe essere. Alessio, perché ti fai vedere solo una spalla? Fatti vedere. Perché la porta è migliore. Allora, che potrebbe essere per la Roma, perché mezza romana, un po' romana, forza Roma, forza Batistuta, stava nella Roma, anche nella Fiorentina, quindi vabbè. E quindi, oppure, dato che lui ti fa Lecce, e qui avrò un crollo delle visualizzazioni di questo video, io credo che i miei 320 iscritti diventeranno due, io e praticamente la mia sorella, si rimarrà in due. Milioni, tutta la Puglia. Ecco, allora Puglia, iscrivetevi per favore. E quindi ho fatto questo, che però è molto carino. Effettivamente è quello che forza il polso rende di più. Te lo vuoi provare, Alessio? Proviamo. Proviamocelo. Anche se ci sono un po' di peli e si perde nei peli, ma insomma. Oh, guarda quanto sei fashion. Guarda. Comunque, basta braccialetti da poco, perché questi mi avevo deciso di mettere i braccialettini, questi elastici a 5 euro e quest'altro non si sa. Comunque, secondo me 5 euro è un prezzo valido. Poi. Sì, vabbè, ascolta, ma onna il rompimento. Poi sempre bracciali, però della serie. Della serie Alessio, perché non apri tutte le bustine? Della serie I Capricci. No, vieni qui. Apro qui. Ah, ecco. Bustino un po'. Qui, apri qui. Allora, della serie Capriccio Mania, che io amo i capricci, però questo lo devo rifare perché mi è venuto un po' sbilen, un po' molle, però volevo far vedere come sta al polso, è bellissimo. Cioè, io amo i capriccio, se non fosse qui ci va 310 Swarovski, sarebbe ancora più bello, è più bellissimo. Leggero. No, è leggero, ma che dici? Oioi. Allora, i capriccio, qui c'è tutti Crystal AB. E la base è fatta con le Milky White prese da Beading e le Vintage Rose sempre prese da Beading. E poi ho messo quindi 1, 2, 3, 6 file. 6 file, dove stiamo? 6 file in orizzontale in orizzontale praticamente. 6 file in orizzontale di Crystal AB e una fila diagonale di Violet, che è molto carino. È veramente bellissimo. E poi una chiusura a calamita. Poi questo, che è il pezzo forte, io amo alla follia, e devo dire grazie agli Swarovski presi da Sabrina Cristalli, che sono bellissimi, e se ce li riali prenderò sicuramente, perché è una cosa fenomenale. Allora, innanzitutto la chiusura è a calamita, però con gli Swarovski, con i brillantini, me l'aveva mandata Ombretta, Ombre, e vi metterò il link del suo canale sicuramente, se mi ricordo. E questo è il bracciale, che è bellissimo. Cosa c'è? Salutiamo. Ah, salutiamo sempre Ombretta. Alessio, te ricordami queste cose. Poi ho fatto questo, che però, allora, qui c'è andato 300 Swarovski precisi, non me ne avanzate nemmeno uno, l'avevo presi 300 e 300 sono stati. E la base, mi sono scordata di dire, la base è fatta con le Milky, queste chiare sono le Milky e qualcosa, sempre prese da Beading, mentre l'interno, cioè la griglia, la parte più scura, è fatta con delle perline Gutterman, che sono più piccoline delle Thaw, e sinceramente la lavorazione viene molto più solida e mi piace di più. Peccato che le perline Gutterman costino tipo 5 euro il bussolino, una cosa allucinante. E poi ho fatto sempre quest'altro capriccio alternando tre tipi di verde. Sì, che è un Chrysolite, un verde smeraldo. Allora, questo è Chrysolite AB o Chrysolite e basta, no? Chrysolite AB. Poi c'è l'Emerald, che è quello centrale, che è bellissimo. E poi c'è l'Olivine Satin, ne avevo presi da Mondial Pearl. E ho messo una chiusura a baionetta a 5 fili. Questo è il bracciale. Qui ci sono andati la bellezza di 400 Swarovski. E questo è il bracciale, e è bellissimo, è splendido. Ma si scaria? Ma che si scaria? Si scaria, metto un caria, che me ne frega.